C'è? C'è? Sì, quelli dell'anno scorso. No, Guardalo. bello, Beh, zitta, piano. Antuo. Punti di riferimento. Punti di riferimento, la punti di riferimento. Che bello Beh, che fermo, aspetta. è. Bello. Aspetta. Ecco, aspetta, guarda. No, Allora, questa è una Sorry. nave, amici, un veicolo No, ma conosciuto. quanto è grande? Progettato in un altro mondo, costruito in un altro Corri, mondo ed è vai nel giù dalla nostro mano, mondo. Si corri. muove secondo leggi fisiche da noi Corri! sconosciute che permettono a queste grandi masse metalliche di muoversi silenziosamente in cielo con questa facilità che vedete nel video. E sono qui. I poteri occultano questa verità che conoscono benissimo, non solo nella loro natura scientifica, ma soprattutto sanno benissimo perché sono qui, chi sono, perché vengono e cosa vogliono. E ce lo occultano perché non vogliono che il popolo sappia che questi esseri offrono a noi popolo la loro altissima scienza e conoscenza e sono contro il potere, così come viene esercitato in questo mondo. Questo è Antonio Urzi, qui lo vediamo, non so se Antonio sia collegato, se è collegato lo saluto. Saluto tutti gli amici che sono in streaming. Questo è Antonio Urzi e Simona Sibilla. Lui è toscano, lei è milanese, abitano a Milano. Un altro ragazzo tra i vari è Marco Mazzarella, napoletano. Qui sono nelle Marche, tutte e due. Dopo c'è stato un bell'avvistamento che hanno filmato insieme. Era la prima volta che accadeva. Marco filma soprattutto le sfere di luce. Ve ne faccio vedere una bellissima. Filmata l'8 ottobre 2015, in presenza di numerosi testimoni, dammi audio, ste. Quindi questi esseri sono qui. Quando vi dicono, ma non ci sono le prove, non è vero, è solo perché la gente non lo sa. Quindi il solito cretino che non si è mai interessato di niente, che non ha mai studiato nulla, vedete come si muove in cielo? Dice, ma non ci sono le prove. La domanda è, ma tu hai mai fatto ricerca? No. E allora come fai a dire che non ci sono le prove? Diciamo che non conosci le prove che esistono, come poca gente rispetto alla massa le conosce, perché i media che sono in mano ai potenti non ce le spiegano queste cose. Vi ribadisco, io sono stato in ambiti di intelligence, in ambiti militari e in ambiti scientifici e sanno la rava e la fava, ma abbiamo anche i documenti che provano questo, i documenti militari e i documenti scientifici che loro sanno. Semplicemente non solo tacciono, ma manipolano la verità per tenerci lontano, perché questi esseri sono contro il potere. Comunque in quei libri che vi ho detto, queste cose sono spiegate benissimo. Quindi vedete adesso, i segni sono Dopo tanti. te lo faccio vedere nel video.